Il momento della scroll box di novembre, come ben vedete qui dall'apposito cartellino, e devo dire che sì, sono leggermente in ritardo questo mese, ma perché è arrivata già quella anche di dicembre, però ok, lo sapete, ho avuto qualche momento così un po' di non ispirazione nel fare video e non avevo neanche tanta ispirazione a disegnare, ma ora, con la nuova videocamera, sono decisamente molto più invogliata a fare video e sono curiosissima di vedere come verrà questo della scroll box. Innanzitutto, la cosa che più amo della scroll box è lo scroll zin, perché qui veramente ci si trova tantissima roba e soprattutto tantissimi tips su come utilizzare lo strumento, diciamo, principale, no? Della scroll di ogni mese, della scroll box di ogni mese. Ed è carino perché comunque all'inizio c'è un riassunto di tutto quello che si troverà nella box, caramellina compresa, già mangiata, una piccola intervista all'autore, diciamo, del mese, che poi è quello che ha il disegno incluso nella box, appunto i vari trucchetti per utilizzare al meglio lo strumento. E poi un po' di disegni delle box precedenti e stop. E a volte ci sono in fondo altre informazioni e qui si parla appunto di come appunto dipingere comunque i paesaggi. Perché sì, il tema del mese erano i paesaggi, ma io in realtà non ho disegnato un paesaggio, ma andiamo per ordine. Questo è l'adesivo del mese che ovviamente riprende il principale strumento appunto che c'è nella box, che sono degli acquerelli un po' particolari. E questo appunto è il disegno fatto dall'artista del mese con dietro appunto la solita piccola sua biografia. E quindi niente, questo è un paesaggio che ha disegnato questa persona. Ok, iniziamo dal solito appunto fogliettino che c'è annesso, che ci dice appunto che a novembre potrebbe essere molto difficile viaggiare in qualche bellissimo posto nel mondo, però ogni paesaggio ci racconta la sua propria storia. E quindi qui ci dice di prendere tutte le varie viste, comunque appunto paesaggi appunto che ci circondano, e se anche non si può andare fuori perché magari è troppo freddo o perché piove, si può anche andare a cercarsi appunto un'immagine di riferimento del nostro posto preferito e quindi ci invitano a sperimentare tutte le varie tecniche e texture possibili che ci forniscono appunto questi strumenti del mese per sprigionare non tanto la visione del paesaggio così com'è, quanto di riuscire a far vedere proprio la sensazione che ci trasmette quel paesaggio e quindi come potrebbe magari essere. E quindi ci invitano a divertirci e a sperimentare. Ovviamente, il prodotto principale della box è questo, che è questo praticamente palette di pitture di acquerelli a base di grafite. E quindi qui ci dicono che è uno strumento molto particolare perché è appunto questa grafite immersa nel colore che quindi ha tutto quell'effetto un po' smooth, un po' liscio appunto della grafite e anche di lucentezza della grafite. E quindi niente, ci invitano ad utilizzare appunto questi strumenti. Allora, come vedete, i colori non sono facilmente visibili perché appunto questo è un problema di questi colori di grafite, però questa guida qui in alto ci permette di vedere appunto quali sono i colori e c'è il pennellino, questo qui per il water brush e anche questa spugnettina per creare degli effetti.
Poi abbiamo la matita, questa, sempre della marca Derwent Graphite Tint, che è appunto una matita di grafite che può essere utilizzata sia come matita, ma anche come acquerello, quindi si può sfumare con l'acqua. E poi, altro prodotto incluso è questo album di questa marca, The Langton, e questo è il Langton 300 grammi Watercolor Pad, che appunto ha questi fogli molto spessi, fatti apposta per trattenere il colore, per non far consumare, comunque rovinare il colore nel corso del tempo, sono senza acidi, insomma, sembrano essere fogli di grande qualità. E ora vi passo a farvi vedere quello che ho disegnato io. Io ho disegnato, non ho fatto un paesaggio, ma ho disegnato questi, diciamo, capelli. Andiamo, ok. E cercando di dargli delle sfumature, e ho utilizzato solo il pennellino incluso e la spugnetta. Con la spugnetta ho fatto tutto l'effetto questo intorno. E mia, devo dire che non è malissimo, anche se devo dire che i colori non sono per niente simili a quelli che si vedono qui. Però ecco, le parti un po' più scure, comunque le linee, le ho fatte con la matita e tutto il resto ho usato solo i colori inclusi. E niente, questa è la scroll box di novembre e questo è il disegno che ho fatto io. Speriamo che questo video sia di buona qualità, che vi piaccia e noi ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo di seguirmi sui social, soprattutto Instagram. E al prossimo video, ciao!